È stato un incontro con l'autore tutto da ridere, quello ospitato in piazza Garibaldi a Legnago. Il volume presentato si intitola Il gusto puffo, l'autore Gene Gnocchi. Si tratta di più di 20 racconti surreali, intrisi di ironia, assurdità, satira sociale. Dallo spogliarellista sessantenne che si sloga la spalla ogni volta che esce dalla torta, alla legge che impone alle modelle di posare solo vestite, alla vera storia dell'inventore del gusto puffo che si è portato nella tomba il segreto della sua specialità. Che filosofia c'è dietro il gusto puffo? C'è la mia filosofia, cioè che è meglio fare 10 cose male piuttosto che una bene. Io sono così, cioè, quindi sono tanti racconti, non è un romanzo, c'è tanti racconti fatti che sembrano fatti male, ma sono bellissimi, però riflettono questa filosofia. Una filosofia che non è del tutto nuova e mi sembra che abbia già molti seguaci. Assolutamente, voglio fondare anche un partito, proprio dovrei farlo perché c'è bisogno di forze politiche nuove. Vorrei fondare un partito che si chiama Tengo Famiglia. No, Ma questo mi sa che l'hanno già fatto. no, no, no. Sono andato a vedere, ci sono il futuro, cioè costruiamo il futuro, però Tengo Famiglia ancora non esiste. Ma nella pratica lo hanno fatto in molti. Nella pratica sono tutti partiti che si fondano su questo principio, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo esplicitamente.